Ci troviamo nella zona del cimitero di Staglieno, dove gli artigiani marmisti hanno concentrato le loro attività. La strada che abbiamo appena percorso è la strada al di sotto del quale passa il rio Sant'Antonino. Questo rio è stato completamente asfaltato, si nasconde nel sottosuolo. C'è soltanto una luce aperta che si è riempita di detriti di legno, favorendo la fuoriuscita dell'acqua stessa, che, non avendo altre vie di fuga, si sfoga scendendo lungo la strada ed arrivando ad interessare la zona dove appunto si trovano queste attività. In questo caso noi crediamo si possano trovare gli accordi per una delocalizzazione di queste attività, perché qui vi sono imprese che sono veramente messe in ginocchio, e la stessa Confederazione Nazionale degli Artigiani, sia attraverso il suo presidente nazionale che attraverso il presidente regionale, abbiamo visto essere ben disposti a cominciare un ragionamento. Una cosa che fino a qualche anno fa non accadeva, visto che sia politicamente che sia nelle programmazioni questa ipotesi veniva considerata assurda. Non si chiede di spostarle domani, ovviamente, ma nel giro di qualche anno, trovando le condizioni perché ovviamente queste attività possano proseguire e non vengano messe in ginocchio delle famiglie. Ma la sicurezza dei cittadini e la sicurezza delle attività passa anche attraverso forme di condivisione di questo tipo.